Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Marino per la presentazione di questo, che per noi è un evento straordinario per una serie di situazioni, di cose che andrò a descrivervi. Prima però, direi che possiamo subito partire vedendo, ve lo assicuro, è veramente breve perché in conferenza stampa quando non dice, vediamo un breve video, dura un quarto d'ora, immagino come possa essere l'attenzione. Quindi è veramente breve, è un video che ci introduce all'argomento Natale su ghiaccio, per Milano. Abbiamo deciso di fare qualcosa di più rispetto a quello che di solito organizziamo con il pattinaggio artistico. Noi da ormai 4 anni facciamo i Golden Skate Awards, che sono gli Oscar mondiali del pattinaggio, che sono direi il gala di riferimento, a parte quelli ufficiali della Federazione Internazionale, il gala di riferimento per il pattinaggio nel mondo. Noi ringraziamo Guido e Paolo per questa opportunità, perché tra l'altro quest'anno facciamo 30 anni della nostra società e quest'anno ci stiamo facendo un sacco di regali, e questo è un altro regalo, nel senso che stiamo sempre di più, diciamo così, trasformando la nostra società, da una società che principalmente in questi 30 anni ha lavorato nella musica, a una società che lavora nell'entertainment a 360 gradi. Quindi questa era un'opportunità che non potevamo assolutamente lasciarci perdere. Penso che è un inizio, non è una tanto. Credo che faremo, ne sono certo, molte cose insieme. Entriamo in punta di piedi perché oggettivamente loro sono i maestri di tutti gli spettacoli, di poter contribuire con la nostra esperienza e con il nostro know-how. Sicuramente quello del live che viene accomunato alle esibizioni è molto interessante, credo che potrà avere degli sviluppi. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Guido e grazie Claudio. Poche parole, non ho detto tutto, hanno raccontato lo spettacolo, quindi avendo raccontato sia Guido che Claudio quello che è e sarà lo spettacolo, con una diciamo differita il giorno di Natale, il pomeriggio, quindi portiamo un grande evento alla nostra città il giorno di Natale, un giorno dedicato alle famiglie. Un grande spettacolo che dura purtroppo solamente un giorno, ma che comunque riconcilia anche il mondo, le famiglie con lo sport. È uno spettacolo straordinario quello che ogni anno viene fatto al Milano Forum. Quest'anno è arricchito appunto da una presenza più legata allo spettacolo e non solamente allo sport, e di questo naturalmente io ne sono particolarmente contento. Buongiorno a tutti. Sì, appunto, come diceva Guido, è successo un po' casualmente di parlare di questo evento, però sono molto contenta di essere riuscita in qualche modo a portare anche la provincia, perché eventi di questo tipo innanzitutto credo riescano a mettere in luce sport nei quali questi sportivi mettono l'anima, il corpo e la passione, e purtroppo poco vengono, diciamo, messi in luce magari rispetto anche ad altri sport. In secondo luogo, come diceva giustamente anche Giovanni, è un'opportunità davvero concreta per avvicinare famiglie e bambini appunto a questi sani principi che sono quelli dello sport, oltre che a uno spettacolo di sicura bellezza. Buongiorno a tutti, io vorrei soltanto cominciare intanto con dei ringraziamenti, perché abbiamo qui delle istituzioni che si sono innamorate di questo sport e quindi ci accomuna questa grande passione per il pattinaggio su ghiaccio. Io ho una grande soddisfazione che in 30 anni su ghiaccio, quindi ad allenarmi, vedo finalmente la mia disciplina in televisione, quindi grazie sicuramente alle Olimpiadi di Torino 2006, grazie a questi personaggi che magari per una volta hanno visto uno spettacolo dal vero e si sono resi conto che il pattinaggio è arte, ma è anche tanta fatica, funziona in televisione, quindi per me è una grandissima soddisfazione. Grazie Guido. Sicuramente quando ci si
trova per studiare i contenuti di una manifestazione, la mia tendenza è sempre quella di spingere alle componenti sportive di questo sport, perché è vero che grazie alla presenza dell'orchestra, grazie anche a una tematica che è quella del Natale, che rende i toni dello spettacolo estremamente aperti a qualsiasi sorta di pubblico, anche delle famiglie, e però con i contenuti sportivi che vogliamo rendere ricchi queste manifestazioni.